dell'altra. Che cosa ne hai fatto? È andato in campagna dai suoi. Dove vai? Dove vai? Dimmi quando ci siamo. Perché è tardi? Non ho orologio, scusami. Dammi il soprabito. Ti piace qui? C'è disordine, ma appena arrivata mi sono messa a letto. Resti con me. Vieni qui.
Ci hai pensato troppo. No, non ci ho mai pensato. Eh? Io credevo... Perché ti secca? No. Anche se in fondo potrebbe seccarmi, no? Io, quando venivi in parlatorio, ci pensavo sempre. Davvero? Mm? Sono stata 6 mesi chiusa là dentro, sai? E sono contenta che sei tu ad essere qui con me stasera. Riservatissimo, naturalmente. Caro Presidente, ho appreso con stupore che al Consiglio dell'Ordine è pervenuto un esposto a mio carico a proposito dell'affare Modè. Sicuro, proprio così. Lo so che non le è mai piaciuta questa faccenda. Ma perché allora non l'ha messa subito alla porta quella ragazza? Hm? È colpa sua se siamo a questo punto. Oh! Già. Su, continuiamo. Sì? No, ancora qualcosa da fare, poi verrò su a prenderti. Ma no, niente di grave, non preoccuparti, sta tranquilla, sì. Allora, so che mi si accusa di aver avuto dei contatti con uno dei principali testi, e cioè col barista, è sottinteso, e da questo a dire che l'ho comprato, il passo è breve. Quello che mi preoccupa di più è il barista. No, non dirà niente. Ne sei proprio sicuro? Ma andiamo, non è nel suo interesse, gli costerebbe troppo caro. E a te ancora di più. Per chi mi prendi? Non mi farò certo giocare dal signor Gastone. So troppe cose sul suo conto e lui lo sa che le so. È per questo che sono tranquillo. Bene. Bene, sì. Ah, benissimo. La porti tu la macchina? No, va pure da sola, io non rincaso. Non rincasi? E dove vai? Ti accompagno? No, grazie. Tanto lo so dove vai. Ma no, non sai proprio niente. Ah, l'hai sistemata altrove. Mm? Ha ha ha!